quali sono stati gli effetti del coronavirus sull'uguaglianza di genere nel mondo del lavoro? Per rispondere a questa domanda bisogna considerare sia il lavoro produttivo remunerato, sia il lavoro riproduttivo non remunerato, ossia l'insieme delle attività di cura della famiglia e di gestione della casa che ancora oggi sono svolti maggioritariamente dalle donne. Osserviamo che nel secondo trimestre del 2020 rispetto al medesimo periodo del 2019 vi è stato un calo dei posti di lavoro in Svizzera dell'ordine dello 0,6%, in Ticino dell'ordine del 2,9%. Quello che è importante considerare è che in Ticino la perdita dei posti di lavoro è stata essenzialmente una perdita dei posti di lavoro femminili. In effetti, sono andati persi 6.900 posti di lavoro occupati da donne a fronte di un aumento di 100 posti di lavoro occupati da uomini. Come spiegare questo divario di genere che non si osserva sul piano nazionale? Vi sono tre elementi che permettono di rispondere a questo aspetto. Prima di tutto, vediamo che in Ticino è stato più toccato il secondo terziario dove sono occupate molte donne. Si nota anche che è stato particolarmente toccato il tempo parziale, ossia i posti di lavoro a tempo parziale, e in particolare ancora una volta in Ticino i posti di lavoro a tempo parziale occupati dalle donne. C'è un altro elemento che entra in gioco, che è quello relativo alla dimensione culturale. Ricordiamo che nella Svizzera italiana, rispetto alle altre regioni linguistiche, comunque si osserva che la ripartizione tradizionale tra i compiti professionali da un lato e familiari dall'altro è più diffusa rispetto alle altre regioni svizzere. Questo probabilmente dispiega un effetto sia sulla domanda che sull'offerta dei posti di lavoro. Il consultorio giuridico Donna e Lavoro ha osservato come durante il lockdown e nel periodo immediatamente successivo vi sia stato un aumento di richieste da parte delle donne per licenziamenti in seguito alla maternità o anche di donne che si sono trovate nella condizione di dover lasciare il loro posto di lavoro perché non riuscivano più a conciliare l'impegno professionale con l'impegno familiare. Durante il primo lockdown, senza dubbio, vi sono state delle possibilità all'interno delle famiglie, in particolare se i due coniugi o i due partner lavoravano a tempo in telelavoro, di ripartire in modo diverso i compiti professionali e familiari. Perché questa possibilità si verifichi anche in futuro, è importante da una parte valorizzare il lavoro di cura, di modo che sia più ugualmente ripartito tra donne e uomini e considerare anche il fatto che in futuro sarà importante monitorare che il telelavoro sia diffuso parimenti tra donne e uomini, perché se rimanesse circoscritto solo alle donne, come è stato il caso del tempo parziale, potrebbe essere un'occasione persa per l'uguaglianza di genere, in particolare se si verificasse il fatto che chi svolgesse telelavoro sarebbe penalizzato dal punto di vista della crescita professionale.